La domanda non è delle più gentili. Il personaggio che vedete qua rappresentato è un giovane, guarda pensieroso e forse anche triste un panorama urbano che non sappiamo identificare in quale città sia, ma che purtroppo potrebbe essere in qualsiasi città evoluta del pianeta. E questo è un problema drammatico che tocca tutte le città, ma soprattutto tocca tutti noi che nelle città siamo abituati a vivere. Quando guardiamo queste immagini ci sembrano delle cose insolite, delle cose che ci scioccano, che ci colpiscono, ma sono la nostra quotidianità. Noi siamo abituati a confrontarci quotidianamente con questo tipo di panorami e quasi non ne avvertiamo più. C'è bisogno forse da parte di tutti di un grande sforzo per tornare a guardare con un occhio critico, questo panorama quotidiano che ci circonda e cercare di trovare, se possibile, qualche soluzione. Devo dire che la domanda iniziale da parte mia è una domanda, direi, quasi tragica, però vi garantisco, alla fine spero che chi uscirà di qua uscirà con qualche speranza in più, perché perlomeno la malattia l'avremo un po' indagata e forse anche qualche strada da percorrere per uscire da questo tipo di problemi l'avremo perlomeno sondata. Se noi riflettiamo un momento su qual è la nostra condizione di vita quotidiana, probabilmente ci rendiamo conto che o un movimento verticale o un movimento orizzontale, tutti meccanizzati, sono quelli che scandiscono la nostra quotidianità e sono tutti garantiti dall'uso, passate un termine esagerato, dissennato, di un'energia fossile che non si rinnova e che noi siamo destinati rapidamente, forse molto più rapidamente di quanto pensiamo, a perdere. Quindi la garanzia della vita, della sopravvivenza delle nostre città, che attualmente è data da questi mezzi meccanici in verticale o in orizzontale, che garantiscono il nostro spostamento, probabilmente dovrà fare i conti a tempi brevi con dei cambiamenti radicali. È un problema che oggi ci sembra di grande attualità, ma c'è stato chi già da tempo aveva individuato questo tipo di dramma che incombeva sulla nostra vita quotidiana. Quest'immagine che vedete, non so se si riesce a leggere bene anche da lontano. Il personaggio seduto nell'angolo è Pierpaolo Pasolini, forse io penso l'uomo di cultura e di sensibilità maggiore di tutto il Novecento italiano. È un'immagine estremamente triste, ma Pasolini appoggia le spalle a un pezzo di muratura classica fatta di pietra, mattoni e che sembra fornire qualche appoggio alla sua drammatica domanda che si poneva riguardo alle città. Questa è una frase dei primi anni 70, una frase che ha 40 anni. Sembra una frase che possiamo avere sulla bocca noi oggi, o perlomeno le persone che oggi più sensibili stanno riflettendo sul futuro delle città. Le immagini che abbiamo visto prima erano immagini poco rassicuranti e ci viene da chiederci qual è il momento quando si è incrinato l'equilibrio che ha garantito per qualche migliaio di anni una vita civile all'interno delle città. Vi dico una cosa paradossale, ma probabilmente molto vera: la garanzia di questo sono state le mura. La città era chiusa dalle mura e quelle mura apparentemente difendevano i cittadini all'interno della città dai pericoli che potevano venire dall'esterno, nella realtà difendevano la campagna, il territorio circostante dal dilagare della città. Mantenevano un equilibrio fondamentale tra la città, il luogo raccolto di vite di scambio, e la campagna, cioè il luogo che forniva la sussistenza alla città. I malaugurati giorni in cui si è cominciato a pensare che le mura della città fossero da abbattere e il modello della città storica fosse un modello superato, beh, quello è stato un momento chiave che ha cambiato la prospettiva di vita un po' di tutti. Per quasi un secolo abbiamo pensato che fosse un grande progresso. Oggi bisogna riflettere su questo, essere attenti e pensare che quel progresso ha portato a una situazione delle città estremamente drammatica. Questa che vedete vista dall'alto è Lucca, è una delle città italiane fortunate dove
dove il mantenimento delle mura ha consentito di preservare l'organismo unitario della città in maniera direi quasi incontaminata. C'è stata anche per questa città uno sviluppo direi analogo a quello di tantissime altre città, ma non c'è stato l'assalto dall'esterno verso l'interno. Quelle mura in quel caso hanno difeso l'interno della città. Vi faccio vedere queste immagini di città storiche perché io penso che per risolvere oggi i problemi che dovremo affrontare domani dobbiamo tornare a riflettere al modello della città storica. La città storica non è una cosa obsoleta, è una sorta di enorme repertorio di insegnamenti che ancora oggi ci possono servire per capire qual è il modo per costruire le città nuove. Purtroppo il male diffuso della periferia ha in qualche modo intaccato anche il modello della città storica, l'ha intaccato anche nella sua credibilità. Ci sono molti punti in cui la periferia è arrivata a entrare all'interno della città storica. Cerchiamo di riflettere però, guardando alcuni esempi, come è fatta questa città. Allora, questa immagine, che è un piccolo schizzo, ne vedrete alcuni altri durante la mia presentazione, è fatta da Léon Krier. Credo che sia l'architetto e il pensatore d'architettura vivente più importante al mondo. È quello che guida questo tipo di riflessione, di ritorno a riflettere sulla città storica per meditare modelli di sviluppo per la città del futuro. Credo molto evidente la gerarchia che mette in evidenza e l'insieme di questi due elementi, la parte più rilevante, pubblica e monumentale, e la parte più pratica, utilitaria della vita economica della città, unite insieme formano la civitas, cioè quell'ambiente che ha garantito la formazione di noi tutti, che ha garantito il mantenimento della cultura di cui siamo parte più o meno per 2000 anni. Questa è un'altra località che mostra come la presenza delle mura abbia garantito la sopravvivenza dell'interno del nucleo storico della città. Vi dico brevemente, sembreranno ad alcuni cose ovvie, ma come era strutturata la città storica. La città storica occidentale è divisa in quartieri. Questi quartieri, dal nord al sud, da est a ovest, qualsiasi città prendiate da Oslo a Palermo, sono quartieri che hanno tutti più o meno la dimensione massima intorno agli 800-900 metri. Non c'è una legge scritta, non esisteva la comunità europea in grado di dare delle regole uguali per tutti, e allora viene da chiedersi che cosa è stato che ha regolato in questo modo la costruzione e la crescita della città. Quando un quartiere raggiungeva la sua saturazione di quella dimensione, si duplicava, si generava un altro quartiere. Bene, quella è la misura dell'uomo. Un uomo da bambino a anziano riesce a percorrere 800-900 metri in circa 10 minuti senza stancarsi. Quella è la misura d'uomo per fare correttamente un quartiere, e all'interno di quel quartiere era abituato a trovare tutto quello che gli serviva per la sua vita quotidiana e settimanale. Trovava la residenza, la chiesa, il mercato, in generale anche il luogo di lavoro. Bene, all'interno di quello spazio mancavano soltanto gli edifici simbolici più importanti, per esempio il Palazzo del Comune oppure la Cattedrale, che avevano però un'affluenza non quotidiana da parte dei singoli cittadini, e questo poteva assumere un ruolo simbolico all'interno della città di grande importanza. Qualcuno potrebbe essere portato a pensare che sia un modo di concepire la città totalmente obsoleto. Bene, negli Stati Uniti c'è un grande movimento di rinnovamento di tutta l'urbanistica e della concezione della città che si chiama New Urbanism. Bene, il New Urbanism, che intelligentemente ha scelto questo breve parola New da anteporre a Urbanism, facendo capire che si tratta di una cosa nuova, riprende il modello della città storica come modello per costruire le città del futuro. Credo che si sia sviluppato principalmente, soprattutto e inizialmente negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono un luogo dove la crisi della città è arrivata prima che da noi. Io dico sempre che noi siamo per certi versi estremamente sfortunati ad avere i centri storici. Di solito in tutte le nostre città è possibile, in un tempo relativamente breve, andare dalla periferia più triste, più degradata, all'interno di un centro storico e ritrovare un luogo nel quale ci sentiamo rappresentati, nel quale ci riconosciamo. Bene, questo è una sorta di antidoto quasi quotidiano che possiamo avere, o perlomeno settimanale, all'interno della vita della città, e questo comporta
il fatto che siamo più capaci di tollerare l'insopportabile condizione della periferia. Negli Stati Uniti, dove il centro della città non ha le stesse caratteristiche del nostro centro della città, questo problema della mancanza di qualità civica del luogo dove si abita si è avvertito molto prima. Queste immagini che vedete scorrere brevemente sono immagini di un piccolo progetto a Reggio Emilia che è stato in buona parte realizzato, che mostra come si possa fare ancora oggi la progettazione, la realizzazione di un, in questo caso è piccolo, un borgo, limitato in maniera netta rispetto alla campagna circostante. Ci sono una sorta di bastioni che contengono poi tutta la parte dei parcheggi interrati e gli edifici sono in diretto contatto con la campagna circostante, separati da questo muro che limita l'estensione dell'intervento edilizio. All'interno poi è un insieme di edifici molto tradizionali, è un lavoro che è nato con la progettazione di un gruppo di architetti che avevo chiamato dall'Istituto del Principe di Galles. Voi sapete che Carlo d'Inghilterra è una sorta di strenuo difensore di una qualità più umana della vita, delle città, delle coltivazioni, dei modi di relazionarsi tra le persone, per questo ha costituito una sua fondazione e con un gruppo di architetti che provenivano dai luoghi più disparati del pianeta abbiamo svolto questa progettazione di tipo tradizionale in cui tutti sono stati capaci di inserirsi all'interno di caratteri stilistici e costruttivi tipici della zona dove si trovavano in quel momento a progettare. Il fatto di avere una città limitata consente di proteggere maggiormente anche il paesaggio. Questo del paesaggio è un tema estremamente importante in Italia. Io credo che il più grande capolavoro che nella storia dell'uomo sul pianeta sia stato costruito in tutto il pianeta sia il paesaggio italiano, che è una sorta di grandissima opera d'arte fatta in più o meno 3.000 anni, con il sapere di moltissime persone, dai contadini che hanno coltivato e perfezionato sistemi di piantate, di terrazzamento, a chi ha costruito i porti, a chi ha costruito le città, le strade. Bene, nell'arco di circa 3.000 anni, sostanzialmente fino alla Seconda Guerra Mondiale, è continuato il perfezionamento della costruzione di questa opera d'arte collettiva colossale che tutto il mondo continua ancora a visitare. È un patrimonio enorme che avremmo il dovere di preservare, che purtroppo negli ultimi 60 anni abbiamo fatto, direi, quasi l'impossibile per distruggere. Un signore che se ne intende molto di queste cose, un architetto inglese tradizionale molto bravo, dice sempre questa frase: un paesaggio incontaminato non è un paesaggio senza edifici, ma senza edifici modernisti. Beh, io ho messo due immagini per spiegare simbolicamente questo tipo di pensiero, anche perché una prima riflessione che bisogna fare sul paesaggio è quella di rendersi conto che il paesaggio non è ambiente naturale non toccato dall'uomo. Il paesaggio esiste solo quando ci sono trasformazioni fatte dalla mano dell'uomo. Tutto quello che vediamo nella natura non trasformato dall'uomo, sempre meno, non fa parte del paesaggio. A volte la mano dell'uomo, quando interviene sul paesaggio, probabilmente esagera e fa prevalere l'artificio all'equilibrio tra natura ed edificato. Per fortuna abbiamo anche esempi, questo è Monteriggioni in Toscana, in cui anche un intervento consistente e massiccio fatto sul paesaggio è capace di integrarsi col paesaggio circostante. Come mai? Guardiamo un momento l'immagine precedente, guardiamo questa. Beh, probabilmente, per esempio, la scelta dei materiali è fondamentale. In questo caso si tratta di pietra, di mattoni, di terracotta, nell'altro di materiali possibili da utilizzare solo con l'uso dell'energia fossile. Ci sono però cattivissimi esempi. Quello che avete visto prima era in Spagna. Questo, ci sono cattivissimi esempi anche in Italia. Questo che vedete adesso è un grande esperimento dell'architettura italiana degli anni 70. È il Corviale di Roma. Era considerato al momento in cui è stato progettato come una sorta di grande modello per lo sviluppo delle periferie. È un edificio lungo 1,3 km, è il luogo forse più degradato di tutta la città di Roma, nonostante sia stato costruito in un tempo relativamente recente. Per diversi decenni, per fortuna non più ora, nelle facoltà di architettura, in Italia perlomeno, questo era uno dei modelli
che si presentavano agli studenti. Io sono cresciuto con questo modello davanti, che si presentavano agli studenti per far comprendere qual era il loro destino di progettisti. Per fortuna oggi anche i progettisti molto famosi, di luoghi che hanno rivelato nell'arco di qualche decennio i loro terribili limiti umani, cominciano a riconoscere che forse qualche errore c'è stato e qualche ripensamento bisogna farlo. Questo invece è un esempio di grande lungimiranza. Un Papa Piccolomini Pio II, costruì sulla sua nativa Corsignano la città di Pienza, una piccola cittadina che ancora oggi per buona parte è non toccata e che credo sia una sorta di manifesto, sintesi, simbolo di un equilibrio perfetto tra l'edificato e il paesaggio. Qui in maniera molto ambiziosa e poco modesta vi mostro un edificio che ho fatto nella campagna sulle colline vicino a Parma. È un edificio che mi ha dato molte soddisfazioni, oltre a molti pensieri al momento in cui l'ho realizzato. Vi racconto un breve episodio che mi è successo alla fine del cantiere. Era, credo, l'anno 2000, l'anno del grande giubileo. C'erano allora, ci sono ancora oggi, ma allora c'erano più numerosi, diversi pellegrini che ripercorrevano la via Francigena che dal nord dell'Europa scendeva a Roma. E un pomeriggio, mentre stavo guardando il cantiere, due signori olandesi che stavano percorrendo a piedi quella strada mi si sono avvicinati, mi hanno mostrato un piccolo libretto che avevano in mano e mi hanno chiesto come mai quell'edificio non era censito in questa piccola guida che loro avevano, dove erano indicati tutti gli edifici monumentali o da vedere lungo il percorso verso la via Francigena. È stato molto difficile convincerli che non si trattava di un edificio storico restaurato, ma di una totale nuova costruzione, e devo dire la loro reticenza a credere è stata per me una soddisfazione enorme. Introduco un argomento un po' spinoso, che è quello delle cose che dicono rispetto alle cose che fanno gli architetti. Io credo che ognuno di voi, ma anch'io, quando leggiamo o sentiamo un architetto contemporaneo parlare della sua visione della città o la sua visione delle cose, siamo portati a condividere le cose che dice. Per esempio questa: quando mi chiedono come sarà la città del futuro, io rispondo: spero come quella del passato. È una frase di Renzo Piano, credo che molti si auspicherebbero che fosse vera. Questa è una delle realizzazioni che conoscete, l'Auditorium di Roma di Renzo Piano, credo che abbia poco a che vedere con l'affermazione che Renzo Piano fa. Trovo, anche recentemente sono stato a visitare questo posto e trovo che questa, che vorrebbe essere una piazza all'interno degli edifici, abbia ben poco a che fare con il carattere e la convivialità di una piazza storica a cui noi siamo normalmente abituati. Sempre molto ambiziosamente vi faccio vedere una piazza che io ho realizzato in Francia. Ho vinto un concorso e ho fatto l'intero isolato che comprendeva all'interno questa piazza di forma ellittica, che ha all'incirca le dimensioni di Piazza Anfiteatro a Lucca, ma a differenza di Piazza Anfiteatro è aperta su due lati. Rispetto alle immagini che abbiamo visto di Piano prima, questo almeno è un luogo che ha proporzioni e dimensioni consuete. Si innesca qua un problema a cui sono spesso sottoposto a critiche da chi non è abituato ad affrontare questi argomenti. Allora ho messo questa frase di Carlo Petrini. Io considero Carlo Petrini uno degli uomini più avveduti che il nostro paese ha in questo momento, ed è riuscito in un'operazione fantastica. È riuscito in questa grande operazione legata a Slow Food, cioè quello di riportare una riflessione sulla tradizione, sulla qualità del passato come elemento per immaginare il futuro. Nel suo campo, nel campo della gastronomia, nel campo dell'agricoltura, della produzione del cibo, è un argomento che ha avuto successo. Credo che tutti siamo oggi disponibili a riconoscere la qualità di prodotti fatti con cura e attenzione rispetto alle coltivazioni OGM, per esempio, con buona pace di veronesi, e meno siamo disposti a fare questa riflessione nel campo dell'architettura. Questa immagine vi fa capire anche come si può pensare la crescita della città. Il problema delle mura pone sempre il problema dei limiti. Come per un organismo umano, una persona cresce fino ad un certo limite e poi dopo smette di crescere, e se deve crescere ancora fa dei figli che sono in qualche modo modelli e copie conformi
rispetto ai genitori, non cresce più perché altrimenti diventerebbe un grande mostro. Bene, le nostre città dovrebbero fare la scelta della duplicazione rispettando il modello d'origine e non quello di crescere come mostri. Quest'altra immagine è abbastanza esemplificativa per chiarire questo concetto. Guardiamo adesso dall'alto come le nostre città sono cresciute e purtroppo continuano a crescere tutt'oggi. Quelle che vedete sono immagini tutte dalla stessa altezza da terra e quindi inquadrano la stessa quantità di superficie al suolo. Questa è una porzione del centro storico di Roma. Questa è la stessa porzione di territorio utilizzata per il quartiere del Corviale, per l'edificio del Corviale, il quartiere circostante che vi ho mostrato prima. Questo ci deve fare riflettere sull'uso dissennato che in tutte le nostre città, in tutte indistintamente, è stato purtroppo fatto sull'espansione della città. Scendiamo a terra, dall'alto scendiamo giù. Questo è un pezzo di quella prima immagine di Roma e questo è un pezzo della seconda. Credo che nessuno di noi avrebbe grossi dubbi a scegliere dove stare. Il problema è generalizzato, vi ho detto. Questa è Bologna, quasi tutto il centro storico di Bologna, e questo è il quartiere Barca, un quartiere periferico di Bologna. Hanno usato per questo quartiere, dove credo nessuno abbia un grande desiderio di andare ad abitare, la stessa porzione di territorio del centro storico. Parma non è esente. Questo è il centro storico di Parma e questo è il quartiere Paradigna. Spesso ci sono all'interno delle città molti spazi che non siamo per attitudine portati a riutilizzare. L'esempio che vi mostro è un progetto che ho condiviso con Leon Krier sulla città di Modena, dove all'interno della città esiste un grande slargo, è questo, fatto negli anni 30 con l'idea di demolire per costruire la piazza del Palazzo dell'Impero. Hanno fatto in tempo a fare le demolizioni, è arrivata la guerra, l'impero è finito, il palazzo e la piazza dell'impero nessuno li ha edificati e quello è rimasto uno spazio spropositatamente grande all'interno della città. Il nostro progetto proponeva di ricomporre quello spazio ridandogli le misure corrette delle piazze e delle strade cittadine. Ecco, vedete, qui c'è l'immagine di sovrapposizione. Con tre edifici si riesce a risagomare un tessuto storico che era stato da quell'intervento gravemente compromesso. E questa è un'immagine di ricomposizione di quello spazio urbano, purtroppo per ora ancora non realizzato. Un altro degli elementi importanti su cui siamo abituati a non riflettere più è la questione del numero di piani negli edifici. Gli edifici di tutte le città storiche hanno un massimo di 5, rarissimi casi 6 piani. È la stessa questione della dimensione dei quartieri. 5 piani è l'altezza massima che una persona può fare percorrendo le scale e questo ha limitato in altezza gli edifici. Con l'introduzione degli ascensori e delle energie fossili è stato possibile superare questo limite in altezza facendolo diventare quasi un elemento normale. E abbiamo fatto di più. Abbiamo anche regolato con i regolamenti urbanistici e edilizi l'altezza di questi piani, per cui ci troviamo con tutti i piani molto bassi. La limitazione è una limitazione metrica e non in numero di piani e questo costringe ad un'ottimizzazione. Con una limitazione metrica però ci troviamo nella condizione di edifici tutti alla stessa altezza. Non esiste più lo skyline variato della città di Pienza, ma esiste lo skyline uniforme della città contemporanea. Una delle critiche che viene di sovente posto a chi come me fa un lavoro legato all'architettura e all'urbanistica tradizionale è quella di monotonia e di ripetizione di modelli. Bene, ho cercato di far vedere che forse questo problema è un problema generalizzato o forse non è un problema. Queste sono due delle opere più importanti fatte in questi ultimi anni. Una, la prima è di Jean Nouvel a Barcellona, la seconda è di Norman Foster a Londra. Sono due tra i progettisti più noti in tutto il mondo. Non giudico io direttamente la qualità di questi edifici, ma vi faccio vedere una cosa abbastanza divertente. L'edificio di Norman Foster e la casa dove Norman Foster abita. Il mio amico Loreno Confortini dice che Norman Foster sa da che parte è imburrato il pane. Esiste anche un altro problema che è quello degli oggetti nominabili. Una volta noi quando dicevamo casa, chiesa, palazzo pubblico, catapecchia,
avevamo un'idea precisa e le parole avevano un significato. Oggi molti edifici sono abbastanza imbarazzanti da questo punto di vista, perché ci mettono nella difficoltà di comprendere di fronte a che cosa ci stiamo trovando. Una è la Chiesa del Redentore di Palladio a Venezia, l'altra, un'altra chiesa celebrativa fatta nell'anno 2000 per il Giubileo, è la Chiesa Madre costruita, voluta dal Vaticano, nell'occasione del Giubileo con un grande concorso assegnato a Richard Mayer, che ha prodotto questa chiesa in cui non era presente sull'esterno nemmeno un crocifisso, e allora dopo insistenze e proteste ripetute perlomeno il crocifisso ce l'hanno messo, e allora forse qualcuno capisce che si tratta di una chiesa. Questa è un'altra chiesa, tra l'altro prodotta da un architetto, Mario Botta, molto stimato negli ambienti, credo, religiosi, che ritengono il suo modello di concezione dello spazio e degli edifici estremamente adatto alla nostra situazione contemporanea. Credo che Giovanni Paolo II una volta avesse detto che si stentava, vedendo le chiese contemporanee, a pensare che lì abitasse il sacro, che lì abitasse Dio, e forse aveva avuto un'intuizione non del tutto sbagliata. Su questo argomento vi faccio vedere un piccolo divertimento. Tutti riconoscete, purtroppo per motivi anche tristi, la chiesa di Collemaggio all'Aquila, com'era prima del terremoto, com'era durante i lavori di restauro, e smontate le impalcature. Non è così, per fortuna questa non è così. Collemaggio è tornata per fortuna alla sua immagine originaria, però questa è un'altra delle chiese esempio e simbolo costruita a Foligno da Massimiliano Fuxas, uno tra gli altri architetti estremamente noti in Italia. Forse nella fascia bassa, per un gioco curioso di maniglie di sicurezza sulla porta, si forma con il telaio una croce. È molto difficile però, ritornando a quella riflessione sugli oggetti nominabili, riconoscere in questo una chiesa. Recentemente, sempre su questi argomenti poco confortanti, è uscito un articolo sull'Espresso che diceva esattamente questo titolo: la bellezza è terapeutica e i centri di cura progettati con criteri anche estetici migliorano la vita dei malati. Questo è un centro per malati psichici a Las Vegas, questa è un'altra immagine, ma non bisogna disperare, c'è qualcosa di diverso. Questa è un'estensione di un ospedale londinese di recentissima costruzione, 2008, e questo ci fa ben sperare. Io sinceramente, dovessi andare all'ospedale, saprei scegliere. C'è un altro problema di poco rispetto per i luoghi. Io penso che ogni luogo esprima un carattere proprio che vada rispettato, e purtroppo uno degli elementi della globalizzazione ante litteram fatto dall'architettura è stato quello di diffondere modelli ripetitivi uguali a se stessi dappertutto. Sono due immagini fatte, una a Barcellona, la seconda a Salerno. Il progettista è lo stesso. Questa è un'immagine più estesa dell'intervento di Barcellona, è un progettista anche considerato molto bravo, Chipperfield, e questo è un edificio di Renzo Piano a Londra. Credo che tra Salerno, Londra, Barcellona non ci sia una gran differenza, e nemmeno tra le diverse funzioni, tra residenza, uffici, palazzo di giustizia. Voi sapreste riconoscere quali di questi svolge una di queste funzioni che vi ho detto? Credo che sia una domanda abbastanza imbarazzante. Noi poi abbiamo anche la fortuna di aver generato quello che probabilmente è il padre degli ultimi 5 secoli d'architettura, Andrea Palladio. In una recentissima dichiarazione al congresso americano con la presenza del presidente Obama, è stato definito il padre dell'architettura americana. Mi viene da chiedere perché anche non di quella italiana. In America, per esempio, questo è un edificio di Jefferson, un edificio settecentesco. Il modello di Palladio è stato adattato alle caratteristiche del luogo, e cambiano i materiali, cambiano le pendenze dei tetti, cambiano le caratteristiche di rapporto con l'ambiente circostante, ma restano alcuni insegnamenti fondamentali. Sempre Carlo Petrini dice sempre che bisogna essere globali nel pensiero, ma locali nell'azione. Trovo che sia una grande saggezza. Questo è un edificio americano contemporaneo di un grande architetto, Alan Greenberg, che continua in questa scia palladiana
di ricerca di grande eleganza. Questo è un edificio nordico, ispirato agli stessi principi palladiani, però un tetto di paglia, diverse dimensioni e diverse proporzioni lo caratterizzano per un altro ambiente. Vedete come c'è grande varietà nell'architettura tradizionale e storica, meno in quelle che vi ho mostrato prima. Questo è Quinlan Terry, un bravissimo architetto inglese, anche lui grande interprete dell'insegnamento di Palladio. Palladio poi non è altro che un grande interprete a sua volta di quello che è l'origine di tutta l'architettura tradizionale occidentale, che è Vitruvio. Vitruvio viene riscoperto nel Cinquecento, tradotto anche in italiano, e da lì parte un grande rifiorire di architettura classica. Questo è un piccolo progetto americano che io ho fatto, dove l'adattamento del carattere compositivo è anche condizionato dall'uso dei materiali. Questa per esempio è una casa fatta con l'utilizzo delle tavole di legno per costruire il paramento murario. E questo è un altro progetto americano, come anche il successivo, dove devo dire viene sempre apprezzato, anche se tradotto nel linguaggio locale, il vento e il soffio di ispirazione italiano che inevitabilmente un architetto come sono io si porta dietro. Qui vi faccio vedere qualche caso emblematico di come si è evoluta la cultura architettonica in maniera diversa in diversi posti. Questa è una frase celeberrima di Isaia, l'ottavo secolo prima della nascita di Gesù aveva già intuito delle problematiche che sarebbero state presenti, non a caso era un profeta. Vedete Piazza San Marco a Venezia nel XVIII secolo. Il 14 luglio del 1902, 9:30, 9:15 di mattina, il campanile di San Marco crolla rovinosamente all'improvviso e resta soltanto una grande montagna di pietre e mattoni. Per fortuna l'allora sindaco Grimani, con un cognome degno di un doge, coniò quel bel motto com'era e dov'era, e nell'arco di 10 anni riuscì nell'intento di ricostruire, non senza polemiche, nell'intento di ricostruire il campanile. Per fortuna ci ha fatto questo grande regalo, tutti arriviamo contenti in Piazza San Marco, nessuno si pone il problema di quando è stato costruito. Certo ce lo saremmo posto se un campanile, non so, Liberty forse in quell'epoca, avesse sostituito l'originario campanile di San Marco. Ci sono esempi anche più recenti, e questo sempre un'immagine del XVIII secolo di Bernardo Bellotto nella città di Dresda, questa splendida chiesa ridotta a un cumulo di macerie, ingiustificatamente posso dire, nella fine della Seconda Guerra Mondiale, la guerra volgeva già al termine, ma pur di distruggere un simbolo della città, i bombardamenti americani non l'hanno rispettata. Per fortuna, 60 anni dopo, i tedeschi hanno riflettuto e hanno pensato bene di rifarla. Si sono concessi questo grande lusso e questa grande opera di dignità di ridare alla città il suo profilo storico e il suo monumento più rappresentativo. Veniamo a un caso nostrano. Quello che vedete è il Palazzo Ducale di Bettoli, fatto nella prima metà dell'Ottocento, risistemando edifici precedenti meno dignitosi. Le vicende belliche nel 1944 hanno toccato anche questo edificio, che non era ridotto come il campanile di San Marco o come la chiesa di Dresda, un cumulo di macerie, era fortemente danneggiato, perfettamente recuperabile, si è voluto completamente distruggerlo e sostituire al Palazzo Ducale una sorta di lido in cui anche adesso per venire in questa sala sono passato e che non è un esempio di decoro per il centro della città. Abbiamo parlato di Parma e vorrei spezzare una lancia a favore di una oggi piccola ma in passato importantissima istituzione che è l'Accademia di Belle Arti di Parma. L'Accademia di Belle Arti di Parma nella seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento ha giocato un ruolo importantissimo nella cultura neoclassica europea. È stato un punto di riferimento internazionale. Potrebbe oggi, e qui io lancio una proposta, perlomeno occuparsi di ricostruire la memoria di quell'edificio che prima abbiamo visto e che è stato distrutto, per consegnare anche alle generazioni future che verranno almeno la possibilità, per esempio, di fare come Venezia o di fare come, con 60 anni di differenza, è stato fatto
a Dresda. Non crediamo però che il problema sia un problema solo nostro. Adesso vedrete delle immagini di città un po' in giro per il pianeta in cui è difficile sapere dove ci troviamo. Il bisogno di identità invece oggi, secondo me, è sempre più forte. Un altro architetto che se ne intendeva abbastanza di come andavano le cose, sapendo quali disastri si possono combinare, aveva dato questo suggerimento. Qualcuno l'ha preso in parola e in via preventiva, questo è il Bosco Verticale, un progetto molto importante fatto da Stefano Boeri a Milano, un possibile candidato sindaco alla città di Milano, nel quale probabilmente per non presentarci un volto impresentabile di questa architettura ha pensato bene in via preventiva di mascherarla già con del verde. L'idea del bosco verticale è un'idea abbastanza bizzarra, perché tutti possiamo immaginare un bosco, immaginiamolo pure anche ripido, ma non verticale. Voi vi chiederete, andiamo a vedere chi è che ha innescato il processo di questa degenerazione della città. Io trovo che sia un personaggio che nella mia gioventù ho molto ammirato, soprattutto come pittore e scultore, meno come architetto, e dico sempre che anziché essere il demonio, è stato però un grande angelo sterminatore, è Le Corbusier, il quale ha inventato questa sorta di idea, dal mio punto di vista delirante, di città che ha condizionato lo sviluppo dell'ultimo secolo di architettura. Quello che vedete accanto al suo volto è il Plan Voisin, che aveva fatto immaginando di collocare questi edifici enormi, tutti uguali, uno uguale all'altro, ripetuti sul centro storico di Parigi. Per fortuna il suo progetto non è riuscito. Parigi ancora mostra il profilo a cui credo molti di noi sono affezionati, perlomeno nella sua parte centrale. La periferia però non è esattamente così e forse ha vinto Le Corbusier. Questa è la Défense, la nuova espansione voluta da Mitterrand in Francia, a Parigi. Tutti pensano che quando si dice tradizione si immagina qualcosa di assolutamente immutabile. Non è così. Un altro signore che se ne intendeva ha fatto questa affermazione. L'immagine che vi mostro è un'immagine gastronomica, culinaria. Pensate un momento ai tortelli di zucca, che sono un piatto che rappresenta molto il nostro territorio. La zucca che utilizziamo all'interno del ripieno dei tortelli è un tipo di zucca la cui coltivazione è stata perfezionata dai nativi d'America prima dell'arrivo di Colombo. Le zucche che avevamo qua prima di quella data erano zucche solo ornamentali. Vedete quindi che l'incrocio delle civiltà produce sempre delle innovazioni e delle trasformazioni anche nella tradizione. Questa è la piazza di cui vi ho accennato prima. Credo di essere stato molto fortunato a poter sviluppare e realizzare questo progetto. È un progetto in una zona pregevole della Francia, l'Île-de-France, una zona in cui il 90% del territorio è ancora non urbanizzato, è stata limitata e non si potrà urbanizzare superando questo limite, e le zone di urbanizzazione sono controllate da una pianificazione statale. Questi che vedete sono altri progetti di mia realizzazione in Francia. Io ogni tanto mi lamento dei francesi, ma credo di dover essere grato per le opportunità che mi hanno riservato. Siamo sempre in Francia, una grandissima, un'enorme opportunità che è stata data a un architetto italiano molto famoso, Renzo Piano. Questo è il Beaubourg, che vedete inserito perfettamente nel tessuto urbano della città di Parigi. Ma non è questo l'argomento che volevo toccare mostrandovi questa immagine, ma piuttosto quello della sostenibilità degli edifici. Il Beaubourg, dopo 25 anni dalla sua costruzione, è stato chiuso 3 anni per lavori di restauro. I costi di manutenzione stratosferici di questo edificio nell'arco del trentennio della sua vita sono stati 5 volte il costo iniziale. È denaro pubblico, io credo che sia un modo dissennato per utilizzare il denaro. Vi porto come esempio contrapposto quello del Pantheon, che da 2000 anni svolge onoratamente la sua funzione, anzi ha cambiato funzione nel tempo. Praticamente non è mai stato chiuso, è stato sempre mantenuto in un livello di conservazione con alcune piccole trasformazioni. Per esempio c'erano 2 sorte di torrette alla base del timpano che poi sono state eliminate. Ha sempre mantenuto una funzione civica di estrema importanza. Dico questo perché quando noi parliamo, oggi tutti parliamo di architettura sostenibile, i francesi sono più precisi e dicono durable. Durable innesca subito una questione di tempo,
Allora bisogna fare i conti con il tempo. Un edificio che dura 2000 anni, anche se non ha i pannelli fotovoltaici, è sicuramente molto molto più sostenibile di un edificio che costruiamo oggi e che ha forse una durata di 25 anni, non di 2000. Qui adesso vi faccio una breve carrellata di architettura contemporanea, di un fronte e dell'altro. Quello che vedete storto non è una bizzarria del fotografo o un'immagine deformata, è la realtà. È la periferia di Milano, un edificio di un architetto importante. Questa è la chiesa che abbiamo visto prima, la chiesa madre del Giubileo del 2000. Per fortuna è cemento. Voi sapete che il cemento, bene che vada, dura 100-120 anni, se è fatto alla perfezione. Questo è il nuovo museo di cui si è dotata Roma e questo è un edificio estremamente rappresentativo della grande tradizione costruttiva di Praga, fatto da Frank Gehry, un signore che la sapeva lunga e che stava qua da noi. Dice, tornate all'antico, sarà un progresso. Quelle che vedete sono immagini di edificazioni tutte fatte dagli anni 80 in avanti. Questo è Richmond Riverside, nella periferia di Londra. È un posto fantastico, su un'ansa del Tamigi. Tutti gli edifici che vedete sono stati costruiti, terminati alla fine del 1987, da Quinlan Terry. È stato l'argomento che mi ha convinto che quella era la strada che avrei dovuto seguire nella mia attività professionale. Io ero in vacanza a Londra per visitare le architetture storiche dei fratelli Adam e sono stato a visitare questo cantiere, anzi sono rimasto chiuso dentro il cantiere alla sera, dopo è stato veramente problematico uscire. Era il 1987 e mi sono convinto che quella era una strada possibile per riconciliare l'architettura e l'edilizia e l'urbanistica con la grande tradizione della città. Questo è un dettaglio di uno degli edifici che sorgono sul Tamigi. Non è necessario essere monumentali, questo è un piccolo borgo fatto da Dimitri Porfirios in Grecia. Ripeto, sono tutti edifici recentissimi. Questo è a Rosemary Beach in Florida, è la Town Hall di questa piccola cittadina progettata da Scott Merrill. Questa è la grande scommessa di costruire una periferia che non abbia i mali e i disastri delle periferie. L'ha fatta negli anni Ottanta il principe di Galles, costruendo nella periferia di Dorchester, Poundbury, questa località, devo dire per chi l'ha vista, molto suggestiva. È costruito tutto completamente ex novo, Leon Krier ha fatto il piano e poi molti architetti si sono succeduti nella costruzione degli edifici. Questa è una delle strade che voi potete percorrere. Credo che rispetto ad altre periferie che abbiamo visto la differenza sia enorme. Questo è una dimostrazione di come si possa fare un luogo di vacanza al mare di recentissima costruzione, iniziato negli anni 60, senza creare quei disastri a cui tutti siamo abituati nelle nostre coste. Questo è Paul Grimaud in Francia, costruito da François Sperry, un architetto purtroppo morto, lungimirante, che aveva intuito che la qualità tradizionale dell'architettura poteva consentire di fare un luogo completamente nuovo in una zona di paesaggio bella, arricchendo il paesaggio e non impoverendolo. Questa è la mia piazza francese ed ora torniamo per concludere a Parma con un'immagine che ci fa un po' sognare. Queste sono le nuove, allora le chiamavano così, le nuove beccherie. Alla fine degli anni 30 dell'Ottocento, Maria Luigia, tra le munificenze di cui dotò la città, affidò a Nicola Bettoli la costruzione, la sistemazione di questo grande spazio sulla piazza della Ghiaia e purtroppo non ha avuto una grande fortuna. Oggi credo che si possano rimpiangere le beccherie di Bettoli. Un altro compito che riservo all'Accademia di Belle Arti a Parma è quello di radunare un po' di energie nuove di giovani architetti che ben volentieri ripristineranno questo collegamento con la memoria della città, riproponendo magari qualche soluzione importante e ridando all'Accademia un ruolo estremamente importante che aveva in passato, che era quello di una sorta di supervisore sulla qualità architettonica degli interventi che si facevano in città. Da ultimo, la mia soddisfazione parmigiana. Io sono di Parma, ma il mio lavoro mi porta sempre molto lontano. Un mio amico dice sempre che va bene viaggiare con gli aerei, che oggi è facile, ma il lavoro nel giardino di casa propria è il lavoro più bello. Bene, qui non è nel giardino di casa mia, è nel giardino della casa di un parmigiano illustre, forse io penso il più illustre dei parmigiani viventi, Franco Maria Ricci, che ha fatto questa generosissima decisione di donare alla sua città
qualche cosa che potesse durare dignitosamente nel tempo. Io penso che tra 200-300 anni i nostri pronipoti andranno sicuramente ancora a visitarlo. Ha deciso di costruire il labirinto più grande del mondo. La parte verde, come vedete, è già fatta. Gli edifici che si aggiungeranno all'interno del labirinto sono adesso in costruzione. Sono il frutto di un lavoro impegnativo che da 4 anni Franco Maria Ricci, con il mio aiuto, sta portando avanti, ed è quello di costruire un luogo che conservi e porti nella memoria la traccia della grandezza della cultura della nostra città. Queste sono alcune immagini di quello che sarà la realizzazione di questo edificio. Io concludo con un invito al 2013, non so se Franco è qua, ma ci siamo presi l'impegno di finire la realizzazione di questo edificio. Sarà l'occasione per rivedervi tutti là in un pezzo presentabile di giardino e di architettura edificata. Grazie.